Ventura conduce Contadino cerca moglie dal 6 ottobre su Fox Life. È un reality come ne abbiamo già visti o c'è qualcosa di diverso? No, c'è molto di diverso, è un dating, è un docu reality, ma soprattutto è un programma di intrattenimento con un montaggio veramente accattivante in cui si evince che la campagna italiana è viva e lotta insieme a noi, è stupenda, abbiamo delle immagini molto curate. Io non sono proprio la conduttrice, ma entro poi in tutte le situazioni, quindi è un ruolo nuovo per me che ho accettato con entusiasmo, anche perché il programma insieme a Paolo Mieli è molti anni che lo vogliamo portare avanti, per cui è con grande felicità che lo dico, è proprio un programma di cui sono orgogliosa. Ma i contadini hanno sex appeal? Alcuni sì, altri hanno simpatie, sono tutti dei bei ragazzi comunque, dei ragazzi che tutti si chiedono perché non hanno trovato moglie, perché lavorano troppo e quindi riuscire ad andare nei locali, ad andare nei bar, a riuscire a incontrare delle ragazze è molto difficile, delle persone, e soprattutto alimentare questi rapporti. Noi diamo questa opportunità, cioè togliamo la prima parte, loro ricevono delle ragazze che sono interessate a conoscerli, da lì nasce tutto un racconto molto bello. Che si può concludere con un matrimonio oppure con... No, si può concludere con un rapporto, vediamo se funziona, si può concludere con detto è stato bello ma me ne torno a casa mia. Senti, tu hai detto che hai esperienza di campagna, ma in campagna ci vai con queste scarpe? No, c'è delle scarpe basse, ma io sono con grande orgoglio, però dico, vengo da una cultura contadina e devo dire che questa cultura mi ha molto aiutato nella vita, perché va all'essenziale, va al semplice, sono veramente c'è veramente una semplicità che le ragazze amano molto della campagna. Hai raccontato prima che portavi le mucche al pascolo, non so, ci racconti qualcosa della tua? Sì, mio nonno, io avevo un nonno, si chiamava Rodolfo e lui aveva 3 mucche, allora io la mattina andavo al pascolo con lui, anche perché io stavo 7 mesi con i miei nonni e 5 mesi con i miei genitori, perché ero cagionevole di salute e prendevo sempre tutti. Non si direbbe oggi. Vedi come cambia nella vita, non si direbbe, e andavo, stavo sempre con loro, per cui in montagna c'era aria buona Quindi conosci la campagna. Benissimo. E la fatica che comporta anche. Sì, ma io non mi sono mai... la fatica non è parente a me, come si suol dire, cioè non mi sono mai abbattuta verso niente, anzi, a me piace fare fatica. E le ragazze ne sono consapevoli? Che le la ragazze, vita di campagna richiede qualche sacrificio? Certamente sì, anche perché insomma per molte era una prima volta in campagna, quindi sono arrivate comunque sapendo a grandi linee la fatica che poteva comportare. Per molte è stata troppa, per esempio. Qualcuna se n'è andata? Sì, certo. Certo, ci sta, è una libera scelta. Grazie mille, in bocca Grazie al lupo. Grazie a te, ciao.